Ciao a tutti, ben ritrovati ed eccovi una nuova recensione. Non abituatevi troppo bene perché non sono un negozio, ma ho la fortuna di recensire per voi, tra i primi o comunque nei primi periodi di uscita, il Galaxy S5. Fortunatamente ho la possibilità di fare una comparazione, di metterlo ai pari dell'S4 e farvi vedere le differenze. Innanzitutto notiamo dalla scatola di partenza, l'S5 praticamente la scatola è grande uguale. Ok? Qui c'è i suoi identificativi, sul retro ci sono le caratteristiche, LTE. La CPU 1 è da 1,9 GHz, l'S5 invece da 2,5 GHz sempre, fotocamera da 16 megapixel S5 contro i 13 dell'S4, batteria da 2006 per l'S4 e 2008 per l'S5. Andiamo a vedere, uno è il 9005, l'altro è il G900F. Andiamo ad aprire. L'S4, che ovviamente non è nuovo, si presenta in queste condizioni, d'accordo? Le dotazioni di serie non ve le faccio vedere che sono uguali, c'è il suo caricabatterie, gli auricolari, il cavetto di connessione che fa anche da caricarete e istruzioni praticamente zero. Questo è a voi l'S5. L'S5 io l'ho scelto di colore nero, molto bello al touch, al tatto. Come potete vedere, ha poche ore di vita. Come dimensioni, praticamente siamo lì, un pochino più grande. Non vi entro nelle specifiche perché tanto è pieno di siti che vi dicono dimensioni, pixel e quant'altro. Vi dirò proprio le cose che saltano di più all'occhio. Come potete vedere, l'S4 è un pochino più piccolo. Mi verrebbe da dire anche un pochino più stretto, però non si riconosce tanto in tasca, posso dirvelo. Come spessore siamo praticamente lì e questo è il retro con la fotocamera situata sempre nella parte centrale, il LED sempre nella parte centrale. Questa è la misurazione dei battiti che non ho ancora avuto la fortuna di provare e in più l'S5 ha riconoscimento con le impronte digitali che anche questo devo ancora provare perché proprio ce l'ho da poche ore. Andando ad aprirlo, innanzitutto possiamo notare la cosa carina che c'è la copertura per l'attacco USB perché questo è certificato contro gli schizzi, non è subacqueo, però resiste, è proprio, non so se c'è scritto anche nella scatola, no, non lo vedo. Comunque una delle sue grosse innovazioni, oltre ad avere misuratore cardiaco, oltre ad avere questa cover che sembra finta pelle al tatto, non è plastica, oltre ad avere lettore di impronte digitali, e anche la certificazione, come dicevo, IPv6, una cosa del genere, IPX6, che serve a certificare dagli schizzi o comunque un minimo di protezione in più. Andiamo a aprire il retro. La cosa particolare che noi possiamo notare innanzitutto è la batteria che è allungata rispetto all'S4. Adesso vi apro anche l'S4, visto che ce l'abbiamo qui, un minimo di comparazione. La batteria, come vedete, non è originale qua perché io ne uso due. Nell'S4 vediamo una batteria stretta, larga e bassa, invece il contrario è lunga e stretta quella dell'S5, quindi adattatori per batterie supplementari saranno completamente diversi. Andiamo a vedere nel particolare l'altoparlante. La cosa che vi voglio far vedere è che togliendo la batteria non ci sono più due alloggiamenti come potete vedere qua, uno per le memory di memoria, le schede di memoria micro SD e una per la micro SIM alloggiate in posti diversi, ma viene ottimizzato lo spazio, ovvero la micro SIM, la micro SD viene messa sopra. Invece sotto, nello stesso vano di alloggiamento, ci va la SIM, quindi una inserita sotto, la SIM, e una inserita sopra nella medesima posizione che è la micro SD. Ok? Batteria agli ioni di litio, naturalmente, questa è la sigla che è originale,
prodotto non importato dovrebbe essere italiano, devo ancora verificare, ma mi sono fidato del venditore. Andiamo a chiudere, vedete, questo è il retro della cover, mi sarebbe piaciuto blu, però c'era nero o bianco, l'ho voluto prendere proprio agli inizi, non ho voluto aspettare, quindi mi sono accontentato. Chiuso uno, chiudiamo anche il mio compagno di avventura S4, chiuso, andiamo ad accenderli assieme e voilà, S5, S4. Forse l'S5 sarà più veloce a accendersi perché è vuoto, io l'ho preso con la 3 come potete vedere, però non è vincolato da contratti, nel senso è libero per tutte le sim già da subito, ti puoi mettere qualsiasi sim e lo paghi comodamente con abbonamento e traffico incluso. Vedete che l'S5 è già acceso, anche se l'S4 l'ho svuotato perché prima l'ho già svuotato, è molto più veloce l'S5. Qui ti consiglio di verificare la chiusura della batteria, perché se no non è protetto dagli schizzi. Vi posso già dire io, adesso mettiamo la luminosità al massimo, che c'è una bella differenza di luminosità tra i due terminali, nel senso un display molto più vivo, una, qui è WhatsApp che non è più installato, una fluidità molto maggiore da vedere. Le particolarità rispetto all'S4 che voi conoscete, quindi passerà un attimo in secondo piano, questo è il rumore di una mail, facciamo finta di niente, che cosa sono? Innanzitutto un pannello di modifiche diverso, ovvero che come potete vedere, posso dire la mia, è un pochino imitato dal iOS, ovvero dal sistema operativo Apple, queste icone tonde ci ricordano parecchio. Come potete vedere ci sono molte funzioni, la cosa particolare è che c'è il risparmio energetico, adesso vi faccio vedere un attimo meglio, aspettate, ecco, queste sono le impostazioni, sono completamente differenti dal classico che noterete nei sistemi operativi Android precedenti, perché non sono più a griglia ma sono così a tutte divise. La cosa bella è che c'è un risparmio energetico, oltre il classico c'è l'ultra risparmio energetico. Che cosa sarebbe? Che se voi avete batteria molto bassa e volete utilizzarlo per fare il minimo indispensabile, cioè telefonate ed SMS e nient'altro, lo schermo diventa in bianco e nero e aumenta di molto la durata della batteria. Che altro dire, c'è la possibilità di un download, l'ottimizzatore che usa sia il wifi che l'LTE, c'è il lettore di impronte digitali che lo devo ancora provare, le cose carine che cosa posso dirvi, dalle mie prime impressioni sembra molto fluido, sembra più veloce, fa delle foto incantevoli, meravigliose. Per il resto queste sono le impostazioni, ma credo che andiamo sempre lì, sì, infatti, nella sua fotocamera da ben 16 megapixel non possiamo avere da che recriminarci. Questo è il menu della fotocamera, mi dice che le salva su scheda SD perché l'ho inserita. Come vedete c'è anche un menu diverso per la fotocamera, con molte più funzioni, o meglio impostate in maniera diversa. Dopo si può scegliere la qualità delle foto, come potete vedere, il suo classico, e per passare al video c'è il tasto che potete notare qua, c'è la fotocamera centrale. Vi faccio vedere che così capite. Ok. E poi che altro dirvi? È un telefono che saprò dirvi la durata della batteria, ma hanno promesso una durata maggiore, una fluidità molto ampia, diverso anche la gestione, per esempio per cancellare tutti i programmi aperti, non si tiene più premuto il tasto centrale ma si preme quello touch lateralmente, come vedete, così si può chiudere. Se tu tieni premuto questo invece ti va in Google Now, ok?
Quindi qui io ci sono caduto molte volte, è solo una questione di abitudine. Applicazioni, tutte quelle che avevo sull'S4 sono pienamente compatibili. Che altro dirvi? Un programma molto ben fatto, un terminale molto ben fatto, che ovviamente ha bisogno di essere messo alla prova. Quindi non mi voglio dilungare in cose eccessive, vi consiglio vivamente di provarlo se avete la possibilità prima di decidervi all'acquisto. Attualmente accessori oltre il Gear Fit, che sarebbe l'orologio, non ce ne sono tanti perché è appena uscito. Spero vi sia piaciuto, commentate e magari lasciate un like. Ciao e alla prossima!